Ciao a tutti, bentornati sul canale Gabri Pesca. Oggi mi trovo nuovamente in fiume per una sessione autunnale, a dire la verità la prima sessione autunnale, perché per motivi di tempo non ero più riuscito a venire a pesca. Ma oggi sono riuscito a trovare una giornata libera e sono subito corso al fiume a cercare di insidiare qualche bella carpa, o almeno così spero, perché il periodo è quello buono. Mi trovo in uno spot che conosco abbastanza bene, ma che avevo snobbato un po' per i problemi di siccità che abbiamo avuto, per i livelli dell'acqua che erano molto più bassi e questo tratto di fiume sicuramente ne ha risentito parecchio, quindi ho preferito optare per altri spot. Ma adesso, come detto prima, le temperature stanno abbassando, il livello dell'acqua continua a rimanere più basso del solito, però grazie anche al periodo, secondo me potrebbe regalare qualche bel pesce questo spot, o almeno questo è quello che spero. Come innesco ho optato per, nella prima canna, una fondante fruttata del 15 più chicco finto di mais giallo, mentre nella seconda ho optato per una boilies del 20, speziato aroma, speziato misto pesce, abbinata con un sintetico rosa. Vediamo se può fare la differenza. Io non amo pescare con le boilies grandi perché secondo me con i nostri fiumi, che non hanno una portata d'acqua esagerata, gli spot buoni ce ne sono non tantissimi qua nella zona, quindi secondo me sono abbastanza pressati e la boilies dei 15 può fare la differenza a mio parere. Però ho voluto provare, ho le lì delle boilies della casa Mayline, quindi roba buona. Proviamo, vediamo se magari dato il periodo le carpe sono un po' meno smaliziate e magari l'innesco del 20 può fare la differenza, vediamo. Ora vi faccio vedere che mix faccio per una pasturazione. Ho deciso di fare un mix leggermente più proteico. Ho deciso di usare questo tipo di pellet mischiato a delle tiger, mischiato a della canapa e a un altro tipo di pellet un po' meno proteico, ma con altri valori. In più userò come sempre del fioccato per entrare in pesca il prima possibile. Perché è molto apprezzato dalle carpe e non solo, purtroppo anche i pesci di disturbo ne vengono attratti, ma adesso è iniziato a fare frescolino, quindi immagino che i pesci di disturbo siano calmati un pelo. In più aggiungerò anche del mais fermentato self-made. Ora andiamo a vedere la quantità e di preciso cosa inserirò nel mix. Quindi, per iniziare userò del fioccato, poi successivamente andrò a inserirci il mais che ora mi avvicina ed eccolo qui, mais, direi che due belle palate sono sufficienti. Canapa andata, secondo sacchetto di canapa, e le nostre tiger che eventualmente userò anche come innesco, quindi non male. Partiamo dal primo. Direi così può andare bene. Ed ora giù col secondo. L'odore sa molto di pesce, comunque derivati dal pesce. E direi che ci siamo. Ora mischierò bene il tutto e aggiungerò in finale il goo. Il mix nel mio caso si presenterà in questa maniera. Ed ora diamoci di goo. Mischiamo bene. Ora
Io non ne ho messo molto, ma volendo si può aggiungerne a piacimento. Nel mio caso volevo semplicemente dargli una nota in più di aroma, ma senza esagerare. Ed ecco, ci siamo. Non vi dico che odore c'è qui in questo momento nel garage, infatti ora chiuderò all'istante per non puzzare tutto il palazzo e ci vediamo in pesca. Nella prima canna ho optato per qualche spombata col mix che vi ho fatto vedere precedentemente. Mentre nella canna di destra, quella con la bolles diametro 20, l'ho dedicata a un possibile pesce d'Italia, quindi ho pasturato con le stesse bolles dell'innesco, quindi diametro 20, ne ho lanciate circa 6 o 7 intorno all'innesco in maniera più precisa possibile. Ho appena finito di piazzare le canne, circa una mezz'oretta che sono in pesca e come al solito dita incrociate e aspettiamo il primo pesce. Ed è arrivato mezzogiorno e insieme è arrivato anche il caldo, infatti siamo tolti gli strati, ora sono in maniche corte e ci stiamo accingendo al pranzo. E qua c'è quasi l'acqua che bolle, ci siamo quasi. Vinello, un piatto di pasta e poi come al solito attendiamo e speriamo nella partenza. Ed ecco il primo pesce. È grosso? No. Sicuramente una carpa. Ed eccoci ragazzi, è arrivata lei, arrabbiatissima, un bellissimo pesce, una bellissima regina, molto combattiva, guardate i dettagli della coda. Coda bicolor, parte superiore sul grigio e sotto bella gialla, una bellissima carpettina, bella in forma, tirata come una matta, ma alla fine è arrivata a guadino. Sono contento perché mi ha veramente cambiato la giornata, ormai mi stavo rassegnando, ma alla fine ci ho creduto fino all'ultimo ed è arrivata lei. Caduta su una boilies del 15, abbinato un chicco finto di mais. Ora la disinfetto e la lascio andare. Thank you.
e purtroppo anche questa volta siamo giunti alla fine della sessione di pesca. Che dire, sono contentissimo perché la mia intuizione di venire in questo spot in questo periodo autunnale ha ripagato. È esattamente un anno che non ci mettevo piede e devo dire che questo spot mi lascia sempre senza parole, perché i pesci al di là della taglia sono veramente veramente bellissimi, super in forma. Detto questo, sicuramente in questi giorni, appena riuscirò, tornerò in questo spot. Ora, prima di andare via, lancerò qualche pallina per tenere pasture alto e se riuscirò verrò in settimana a giorni alterni per pasturare, anche se la vedo dura perché da casa mia sono parecchi chilometri, devo allungare di circa un'ora e rientro a casa e quindi non è così facile per me venire a pasturare. Però è un sacrificio che voglio fare perché voglio sicuramente sfruttare il posto, sfruttare il periodo al massimo, perché in questo periodo veramente ci può riservare tantissime sorprese il fiume. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo di mettere un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così vi arriverà la notifica per tenervi aggiornati sulle mie prossime uscite. Un saluto e alla prossima, ciao!